Oceano Pacifico, la fulminea disfatta della coalizione anglo-americana-olandese nell'Asia orientale, qualche tappa della vittoriosa manovra nipponica. Manila, capitale delle Filippine, già feudo nordamericano. La borsa di Manila, centro dell'alta speculazione statunitense. Bellezze ed eleganze indigene. Tipiche visioni delle Filippine. Hong Kong, prima ed irreparabile disfatta anglosassone, conquistata il 25 dicembre. Il quartiere cinese di Hong Kong. Malesia, attraverso le quali sono vittoriosamente passati i soldati del Tenno. Dalla Malesia i nipponici giungono, malgrado ogni resistenza, fino a Johore, a pochi chilometri da Singapore. Bangkok, capitale della Thailandia, che fin dall'inizio delle ostilità stringe alleanza con il Giappone, offrendo le proprie basi e la sua cooperazione militare per l'offensiva contro la Birmania. Sfilano le truppe thailandesi. Visioni di Makassar, capitale delle Celebes, anche occupate dai nipponici che così controllano la grande via strategica dello stretto omonimo. Singapore, la Gibilterra d'Oriente, una delle più fulgide gemme della corona britannica, difesa da 60.000 uomini e capitolata il 15 febbraio senza condizioni. Sumatra, una delle più grandi isole dell'impero olandese, ricca di petrolio. Tra le palme si intravedono le torri dei pozzi di petrolio. Sumatra è stata conquistata con intrepide manovre di sbarco. Su tutta la zona orientale del Pacifico, dalla Nuova Guinea alla Birmania, domina incontrastata la potenza militare nipponica. E intanto si profila la minaccia all'Australia e all'India. Il monito del ministro Tojo suona chiaro ai due grandi paesi. Porto Darwin, la grande base aerea e navale dell'Australia settentrionale, è già stata attaccata con successo dai bombardieri nipponici.